Eccoci qua, Carlo, ti voglio far vedere lo spot che Sky manda in onda contro la pirateria, perché la pirateria uccide il calcio. Adesso vediamo con l'aiuto di Federico Scatozza che è in regia, ecco qua, andiamo in play, questo è lo spot, lo vediamo, lo possiamo commentare insieme. Naturalmente l'intento di Sky in questo spot è quello di sensibilizzare tutti quelli che vedono le partite attraverso sistemi illegali. La pirateria uccide il calcio, stop piracy. Allora, io quello che voglio chiederti, è chiaro che siamo tutti d'accordo che la pirateria uccide il calcio, toglie economicamente parlando una cifra monstre al sistema calcio. Però mi piacerebbe, e ti faccio la domanda come presidente dell'AIDACON, mi piacerebbe che però, così come Sky fa questa battaglia contro la pirateria, facesse una battaglia di legalità a favore degli utenti. E che non ci sia invece, come già è accaduto l'anno scorso, e ahimè sta accadendo anche quest'anno, un modo subdolo per poter seguire il calcio in Italia, con un vero e proprio monopolio. O stai con loro oppure il calcio non lo vedi. Beh, Carlo, vedi, questo è un discorso che, sai bene, io sto portando avanti tante battaglie su questo argomento. Io già sono intervenuto, perché quando è partita questa campagna io ho molto apprezzato, perché sia ben chiaro, è illegale. Quindi assolutamente. Noi condanniamo assolutamente senza ma. Il discorso è un altro. Se tu stai appunto facendo una campagna del genere, bene ha fatto Sky. Quello che a me, c'è qualcosa però che a me non quadra. Cioè, io l'ho già dichiarato questo. Bene, tu inviti le persone a non sottoscrivere, tra virgolette, contratti illegali. Benissimo. Ma ricordiamoci una cosa, tu per combattere la pirateria non solo devi fare questo, cioè devi promuovere, portare avanti queste iniziative che sono apprezzabilissime, ma devi soprattutto fare in modo che chi è al vertice del calcio, quindi la federazione, noi l'abbiamo detto, la Lega, l'abbiamo detto tante volte, sia la prima a rispettare le regole. Perché noi stiamo dicendo, e lo stiamo dicendo da più di un anno, che chi ha assegnato i diritti l'ha fatto in maniera illegittima, perché non sono state rispettate le regole della libera concorrenza del mercato. Cosa vuol dire? Perché? Che collegamento c'è? C'è un collegamento. Perché se tu metti in condizione il consumatore di non poter sottoscrivere un contratto liberamente, quindi scegliendo in base alla qualità e al prezzo più conveniente, quindi ho la maggiore qualità spendendo di più, o al prezzo più conveniente per spendere di meno per chi non ne ha la possibilità, se non metti il consumatore, se non dai questa possibilità al consumatore, come è avvenuto l'anno scorso con l'assegnazione dei diritti, diciamo in sostanziale monopolio, e ne abbiamo parlato tanto, è chiaro che una parte dei consumatori, sbagliando, poi si rivolga a terzi per risparmiare, per non cadere nella rete che è stata creata con l'assegnazione di questi diritti. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire, ribadisco, non si fa, non si sottoscrive un contratto illegale, è illecito. Però dall'altra parte, chi sta portando avanti la campagna deve impegnarsi di più per far sì che il consumatore poi sia libero di poter scegliere, possa fare in base alla tasca o in base alla scelta su una maggiore qualità spendendo di più. Non c'è problema, ma se tu sei il primo a violare le leggi, quindi a non consentire al consumatore di poter fare una scelta libera, indipendente e basandosi anche sulla propria tasca, costringendo o fai la pirateria, cioè o tu sottoscrivi un contratto e spendi 80 euro al mese, 90 euro al mese, e non tutti se lo possono permettere, o il calcio non te lo vedi e te lo vedi con la pirateria. No. Ripeto, è da condannare, però assolutamente la battaglia che deve essere fatta, che è anche questa, sì, condanniamo la pirateria, ma dall'altra parte rispettiamo le regole e favoriamo il consumatore. Perfetto.